In occasione del cinquantenario della radio CRC è stato organizzato un convegno dove sono intervenuti diversi relatori di spicco del mondo evangelico italiano. Questi hanno offerto il loro contributo attraverso seminari di vario genere. La seguente lezione è stata tenuta dal dottor Gianfranco Giuni, direttore di Teen Challenge Italia, un'associazione che da molti anni lavora nel campo del recupero sociale. Questo video è solo una panoramica sulla consulenza, ma il dottor Giuni offre alle chiese corsi approfonditi di vari livelli su queste tematiche. Per saperne di più, www.teenchallenge.it. Peccato o problema? Attualmente c'è una tendenza a considerare poco i peccati e molti i problemi. Spostiamo il limite e non parliamo magari più tanto di peccati quanto di problemi. Ho un problema con mio figlio, ha un problema con la droga. Sì, ha un problema, ma non è solamente un problema. C'è anche di mezzo una questione di disobbedienza, di peccato, di ribellione. Non è solamente un problema quello, è anche un problema, ma è soprattutto una questione di rapporto con Dio. Ho il problema dell'adulterio, ho il problema di andare a donne, ho il problema di... Sì, sarà anche un problema, nel senso che ti crea magari delle difficoltà, ma non è un problema, solo un problema, è anche un problema, è principalmente una questione di peccato. Quindi nella nostra società stiamo tendendo a togliere l'aspetto morale dei comportamenti per trasformarli tutti in problemi. Perché cambiando l'etichetta pensiamo di poterli rendere normali. Non è più qualcosa di sbagliato, è semplicemente qualcosa che ci dà fastidio nelle relazioni, ma non è sbagliato in se stesso. Si toglie il valore. Quindi un problema non è che il problema può dare fastidio, ma non possiamo dire che il problema è giusto o sbagliato. Quindi stiamo attenti tante volte nella nostra vita anche a vedere se quello che ci sta succedendo, i problemi che abbiamo, sono soltanto dei problemi o sono, c'è di mezzo anche del peccato, che a volte il disagio si può creare queste differenze. Per questo motivo noi, quando facciamo del counseling, cerchiamo di aiutare le persone, abbiamo a che fare con vari livelli, perché non tutto il counseling è la cura pastorale, quindi avrà a che fare con del peccato. Se i problemi non ne derivano, le difficoltà non derivano semplicemente solo dal peccato, vuol dire che quando aiutiamo qualcuno non avremo sempre solo a che fare con delle situazioni di peccato. Ci saranno anche altre cose che dovremo magari affrontare e che devono essere considerate. Le persone hanno bisogno di aiuto, perché magari lo trovano sempre meno intorno a loro. Questa è una situazione che noi possiamo constatare nella società attuale, nella quale i rapporti sono sempre più distanti, le famiglie vivono sempre meno insieme, l'educazione è sempre meno in famiglia, sempre più delegata a delle istituzioni, dalle scuole della prima infanzia, prime asili nido, scuola prima infanzia, via dicendo. Quindi c'è questa tendenza a essere sempre più soli, a sentirsi sempre più soli. E sentendo sempre più soli ci sono sempre meno strutture che ci possono aiutare per affrontare i problemi che ci troviamo nella nostra vita. Quindi abbiamo bisogno magari di più aiuto di una volta. Le persone ricorrono di più a un aiuto professionale, che può essere uno psicologo, può essere un counselor, eccetera, eccetera, di una volta, non semplicemente perché è più di moda, c'è anche questo, ma c'è un problema effettivo molto più forte. Quindi esistono vari tipi di counseling. Vediamone
qualcuno velocemente, tanto per avere idea. Ci può essere un tipo di counseling chiamato di sostegno. Cosa che fa? Cosa vuol dire un counseling di sostegno? Vuol dire avere a che fare con quelle persone che sono in momenti di difficoltà. Pensiamo a una persona che si è ammalata, che si sente un po' giù, si sente un po', magari un po' depressa, non riesce a capire certe cose, ha bisogno semplicemente di essere sostenuta in questa situazione, non c'è bisogno di fare grandi prediche, perché non c'è bisogno di fare prediche sulla fiducia in Dio e così via, queste cose possiamo e dobbiamo vivere, però sono situazioni che possono, che cambiano magari col tempo. Pensiamo a una persona che, ad esempio, se vogliamo molto semplice, questa è la depressione postpartum, quella sindrome nel quale molte donne cadono, non tutte, per questo stress, forte stress emotivo, fisico dovuto al parto. C'è un momento di esaurimento. Cosa c'è bisogno in quel caso? Essere vicino, parlare con loro, fornire la nostra presenza, perché sappiamo che è una situazione che passa, nella maggior parte dei casi, già fisiologicamente col tempo. Non c'è bisogno di fare grandi cose, semplicemente far sentire la nostra vicinanza, il nostro sostegno, il nostro a volte aiuto proprio pratico in alcune case. C'è un counseling di confronto, cioè quando noi abbiamo a che fare con persone che hanno dei comportamenti sbagliati e dobbiamo confrontarli con quello che è il loro comportamento, quando magari c'è di mezzo, nel nostro caso, il peccato, o comportamenti che portano a ferire, a far male altri, e quindi aiutarli a riflettere su un cambiamento che c'è bisogno nella loro vita dal punto di vista comportamentale, e in questo caso il peccato può essere uno degli aspetti. Facciamo consulenza, parliamo con qualcuno che ha sbagliato e diciamo: guarda che no, sì, tu ti senti male, ma il problema è il tuo comportamento, devi cambiare, il Signore dice questo, guarda nella Bibbia cosa trovi, e via dicendo, in modo da stimolarli, spingerli, invogliarli a un cambiamento concreto nella loro vita, perché il problema deriva da un comportamento sbagliato. Ci può essere uno educativo, nel senso che noi cerchiamo di dare delle informazioni, mostrare come affrontare certe situazioni che difficili o che turbano, nuove, perché la persona non sa da che parte sbatte la testa. Può essere quella specie di supporto, di counseling che possiamo dare a qualcuno che deve cambiare lavoro. Devo cambiare lavoro, non so dove devo andare, non so cosa fare, che lavoro scegliere, che studi fare, e noi l'aiutiamo a pensare, a riflettere. Non c'è di mezzo peccato, non c'è di mezzo momenti di depressione particolare, c'è soltanto un'incertezza su cosa scegliere, come scegliere, e dovremo magari in quel caso aiutare nel processo decisionale, più che dire quello che devono fare, aiutarli a pensare. Un esempio è una, forse molto, molto semplice, di una persona che mi era venuta a chiedere aiuto, voleva parlarmi un giorno, è venuta in ufficio e mi aspettavo un certo tipo di problemi, e invece mi ha semplicemente detto: devo fare il programma per gli esami dell'università, non so come metterli giù, non so che esami fare prima e che esami fare dopo. Io di quel corso di laurea non ne sapevo niente, e ho semplicemente, il mio ruolo qual è stato? Semplicemente quello di dire: bene, allora parlami di questi esami, che esami sono? Sono fatti, sono difficili, come li vedi, come ti senti di fronte a questo, eccetera. Devono essere fatti in una certa sequenza o puoi scegliere tu come farli?
in quel modulo aiutava a decidere lui qual era la scaletta migliore, dicendo se prima di questo esame poi magari viene facilitato in questo, visto che questo è più facile, questo è più difficile, hai più tempo qui, hai più tempo là, fare questo esame prima ti può magari aiutare a fare questo dopo, senza sapere niente del contenuto degli esami. Mi fidavo delle sue valutazioni perché era lui che doveva farle. In quel caso è stato semplicemente un aiuto per fornire delle indicazioni, aiutarlo a pensare, aiutarlo a programmare le sue cose, aiutarlo a trovare da solo delle informazioni che gli potevano poi servire successivamente. C'è un tipo di counseling invece preventivo, quel tipo di intervento che noi facciamo con delle persone prima che ci sia problema. Quello più classico può essere quello prematrimoniale. Quando noi cominciamo magari a parlare con una coppia di fidanzati per farli capire cosa sia il matrimonio, quali sono le dinamiche che si troveranno ad affrontare, quali sono le cose che devono considerare prima di prendere la decisione finale di sposarsi e via dicendo. Non ci sono problemi, ma li aiutiamo a riflettere in modo da evitarli successivamente. Quindi una prevenzione dei problemi. Stessa cosa può essere fatta per quanto riguarda altri tipi di problemi, possiamo vedere le dipendenze, per esempio, visto che mi vedono spesso impegnato in questo tipo di attività di prevenzione delle dipendenze, ma può essere anche il fatto di accompagnare qualcuno che, ad esempio, mi ricordo parlando con delle persone che erano state colpite da un lutto. Sapete che quando ci sono dei lutti ci sono dei momenti molto altalenanti. Nei primissimi momenti, nel primo, secondo giorno, terzo giorno, si è quasi in fase di shock, non ci si rende bene conto di quello che è successo. Alla persona può sembrare di avere una forza molto maggiore di quella reale, semplicemente perché diciamo, è frastornata anche da tutto quello che le succede intorno. Magari in quel momento cominciare a prepararla ai momenti successivi che affronterà, perché dire guarda che potrà succederti questo, sii preparato, che quindi se ti succederà non pensare, che prevenire in modo che quando si troveranno in quella situazione sanno che non è perché hanno perso la fede, non è perché non si fidano più del Signore e tante altre cose, ma è un processo magari più o meno naturale che deve essere affrontato, eccetera, eccetera. Quindi prevenire l'insorgere di problemi. Un altro tipo di aiuto può essere il counseling chiamato spirituale, che ha a che fare con quegli aspetti magari di etica biblica, di insegnamento, di persone che sono dubbiose, hanno dei dubbi, delle perplessità rispetto a certi insegnamenti biblici, eccetera, che voglio sapere qualcosa in più. Non mi convince questo, non sono sicuro di quello che il Signore vuole da me in questa situazione, non c'è di mezzo un peccato, magari c'è di mezzo soltanto questa etica. Per esempio, ci sono questioni etiche molto pesanti da affrontare. Uno può essere la coppia che vi viene a parlare dicendo che stanno aspettando un bambino e hanno scoperto che il bambino ha delle grossissime menomazioni e si trovano di fronte a una scelta importante perché i medici consigliano e orientano magari verso un aborto e loro hanno delle loro perplessità perché non vuole l'aborto, lo ritengono un omicidio, eccetera. Però sanno anche che andare avanti in questo modo la cosa può essere molto pericolosa per il bambino, per quello. Pensiamo a un caso di una donna incinta nei primi mesi che si ammala di rosolia. Questo è uno dei più classici esempi. Cosa fare in quel caso? L'orientamento del medico molto spesso è l'aborto. Ma un credente può abortire in quella situazione, però se non abortisce, che
bambino, che qualità di vita, che prospettive ci saranno. Cioè, si apre tutto un mondo estremamente complicato da gestire. Una ragazza violentata rimane incinta. Come ci poniamo di fronte a una situazione del genere? Ci sono queste situazioni di consulenza, di carattere spirituale, dobbiamo far vedere, far capire, aiutare la persona a capire che cosa, come Dio vede questa situazione. Quindi in un caso c'è di mezzo il fatto di essere vittime di un peccato di qualcuno, nell'altro caso il peccato non c'entra niente, è rimasta infettata da una malattia, c'entra a fare. O magari c'è una malformazione genetica per non si sa bene quali motivi. Pensiamo alla sindrome di Down, che non ha nessun motivo particolare, non è ereditaria o cose di questo genere. Come ci muoviamo di fronte a situazioni di questo genere? Oppure ci può essere il fatto che noi facciamo soltanto da cuscinetto, nel senso che la persona viene a parlare con noi, noi non sappiamo cosa farci, va oltre le nostre capacità, i nostri limiti, e dobbiamo soltanto accompagnare, parliamone, ma vediamo di trovare qualcuno che ti può aiutare. Quindi il nostro counseling, il nostro aiuto è semplicemente di aiutare la persona a trovare qualcuno che l'aiuti, o magari fare un lavoro di accompagnamento mentre la persona sta andando dallo psicologo, dallo psichiatra o che so io, noi gli stiamo vicino per camminare insieme, perché noi non sappiamo cosa farci, magari sta andando quella persona e noi facciamo un percorso di strada con lei, ma noi di fatto non la stiamo aiutando, non le stiamo dicendo niente perché non sappiamo come affrontare la questione. In alcuni casi è importante, perché ci sono delle persone che hanno bisogno di un aiuto che va oltre alle nostre capacità, devono magari fare riferimento a dei professionisti non cristiani, e noi dobbiamo magari stare vicino aiutando magari a tradurre in termini più evangelici quello che lo psichiatra gli dice. A volte a me è successo di farlo, riguarda che quello che lo psichiatra sta dicendo in questo modo non è nient'altro che quello che la Bibbia dice in quest'altro. Ah sì, non avevo mai notato, ecco. E quindi c'era questo percorso. A volte dobbiamo semplicemente la coppia, la famiglia, la situazione che vengono a parlarci di problemi enormi che hanno dal punto di vista finanziario piuttosto che legale e così via. Diciamo, senti, andiamo insieme da un avvocato e parliamo con lui. Noi li accompagniamo nel percorso che stanno facendo. Un ultimo punto, ovviamente, è il counseling di profondità, quando abbiamo a che fare con problemi molto grossi, molto profondi, problemi di grossi problemi di depressione, abusi subiti, disprezzo di se stessi, cioè cose che hanno a che fare con situazioni vissute nel passato e che stanno dando dei grossissimi problemi, che se non abbiamo una preparazione specifica non sappiamo affrontare. Però ci sono anche questi, quindi ci sono vari livelli. Dobbiamo uscire dall'ottica che quando parliamo di counseling vuol dire solamente una cosa. Il counseling vuol dire, il termine consulenza in italiano suona malissimo ed è per quello che viene usato anche in campo secolare il concetto di counseling, e la parola counseling non è una parola di evangelichese, ma è una parola che viene usata per indicare quella attività nel quale noi ci poniamo ad aiutare la persona come degli esperti non dell'argomento ma del processo decisionale. Tante volte le dobbiamo far parlare, aiutarli a comprendere, ad aprirsi e guidarli nel prendere loro una decisione in quello che stanno facendo. Quindi ci sono questi aspetti. Nel counseling ovviamente possiamo porci in vari modi. In che modi possiamo porci nel counseling? Sono tre modi principali di porci. Uno
è un approccio chiamato non direttivo, uno è un approccio per contrario direttivo e l'altro è un approccio nel quale cerchiamo in maniera più specifica per alcune cose la guida dello Spirito Santo. Cosa intendiamo per approccio non direttivo? L'approccio non direttivo vuol dire indirizzare le persone verso che cosa? Verso una loro decisione. Cioè noi non forniamo dei consigli, non diciamo cosa le persone devono fare. Perché dire quello che le persone devono fare è dire quello che secondo noi le persone devono fare. È un secondo noi. Quando dobbiamo pensare in questo ai processi della comunicazione, nei quali il nostro modo di pensare, la nostra cultura, il nostro sistema sociale di riferimento può essere normalmente diverso da quello dell'altro. Quindi c'è una differenza tra come le cose le vedo io e come le ha vissute e le vede l'altra persona. Di queste cose devo tenerle presente, quindi non devo dire quello che l'altra persona deve fare. Vuol dire concentrarmi sulla persona, non tanto sul problema in se stesso. Non ho, allora, per questo problema la soluzione è questa, è questa, per questo problema la soluzione è quest'altra. No, vediamo per questa persona che cosa serve, per quest'altra persona che cosa serve, anche se il problema superficiale può sembrare lo stesso. Quindi non dico quello che devono fare, ma cerco di calarmi nella persona per vedere che cosa serve di più. Devo aiutarla a cercare quelle che sono le differenti possibilità, le diverse opzioni che ha davanti. In questa situazione che cosa potresti fare? Sei rimasta incinta, due fidanzati aspettano un bambino, che opzioni hanno? Cominciare a dire bene ragazzi, che cosa volete fare? Che possibilità avete davanti? Questa, quella, quell'altra, benissimo, esaminiamola, pensiamo, che cosa volete fare? Senza dirgli no, voi dovete fare questo, quello, quell'altro. Perché questo permette alla persona di parlare, di pensare ai problemi, di considerare possibilità, di rimanere responsabile delle loro scelte, di assumersi le responsabilità per le soluzioni. Io non ti dico cosa devi fare, io ti aiuto a pensare. Quindi c'è questo aspetto molto importante. Io non mi assumo, non sono io che devo decidere per te, sei tu che devi decidere per te. Quindi state aspettando un bambino, puoi abortire, potete sposarvi, potete vivere, potete convivere, potete tenere il bambino ognuno per i fatti suoi, il bambino può tenerlo il padre oppure può tenerlo la madre, oppure potete darlo in adozione. Queste sono le possibilità che avete. Che cosa volete? Questo a questi pro e questi contro, questo a questi pro e questi contro, questo a questi pro e questi contro. Cosa volete? Il Signore di questa situazione pensa così, di questa situazione pensa così, di questa situazione pensa così. La scelta è vostra. Questo vuol dire, non, vuol dire indirizzare, ma senza dirigere. Allora, voi dovete fare così, così, o cos'ha. Quindi, per fare questo però occorre molta preparazione, perché dobbiamo anche pensare a quelle che possono essere tutte le varie possibilità e riuscire ad aiutare la persona a pensare. Il pericolo è che si perde il controllo del processo, perché non sappiamo dove può andare a sfociare il ragionamento della persona che abbiamo davanti, quindi ci vuole molta preparazione. L'opposto ovviamente è dirigere la persona verso qualcosa. Nel dirigere vuol dire dare consigli, direzione, confrontare, dovresti fare così piuttosto che cos'ha. È molto direttivo, nel senso che io ti dico cosa devi fare, io sono l'esperto e io ti dico qual è la soluzione migliore. A volte è indispensabile in situazioni critiche dire no, guarda, lascia perdere quello, fai questo perché è pericoloso. A volte è necessario farlo, perché magari non c'è il tempo di ragionare, di pensare, una persona con la pistola
puntata alla testa, magari non c'è il tempo di metterci lì, fare, ragionare, ma perché da bambino tu cosa facevi, raccontami la storia di quando, di come ti trattava tuo padre, tua madre. In quel momento il tempo non c'è, dobbiamo magari intervenire per tirargli via la pistola o tirarlo dentro dal davanzale, prima che raccontandoci la cosa sia già accaduto. Quindi a volte dobbiamo essere molto decisi, quindi dipende dalle situazioni. Va bene per affrontare situazioni di peccato, nel senso che quando si diventa un peccato a volte dobbiamo dire guarda che quello che stai facendo è sbagliato agli occhi di Dio. A volte dobbiamo dare una risposta chiara, che poi la risposta chiara può essere non guarda che stai sbagliando perché la Bibbia dice che, ma semplicemente prendere la Bibbia e dire guarda leggi quel testo lì, tu cosa capisci? Secondo te alla base di quel testo lì tu stai agendo bene o male? Quello è mettere insieme un pochettino le cose. Non ti dico io, te lo faccio scoprire da solo, ma ti guido nella ricerca di quello che dice la Bibbia. Mette il centro su Gesù, quello che Dio vuole, quello che Gesù, e non su come la persona si sente. Il pericolo è quello di non considerare le differenze culturali, di personalità, di conoscenza e di carattere. Cioè di proiettare il nostro modo di vedere le cose sull'altra persona. E quindi secondo noi la persona avrebbe dovuto comportarsi in quel modo. Noi ci saremmo comportati in quel modo e quindi secondo noi anche gli altri devono fare le stesse cose che facciamo noi. Quindi c'è questo pericolo. Quindi di vedere le cose solo dal nostro punto di vista. Un altro aspetto che era la dipendenza dal counselor, vuol dire che la persona non impara tante volte come affrontare da soli i problemi poi, ma quando un problema viene sempre da noi perché diciamo cosa deve fare. Quindi non impara a cucinare, ma ogni volta che deve cucinare ci chiede la cipolla devo soffriggerla, cosa devo mettere nel risotto. Non impara a cucinare, semplicemente ha un problema. Ci telefona, noi gli rispondiamo, ah va bene, grazie, però non impara come si fa regolarmente, perché ogni problema ci telefona e fa riferimento a noi. Indirizzare dirigendo. Cosa vuol dire? Vuol dire che nessuna consulenza può essere cristiana, può essere senza una direzione. Perché se è cristiana già abbiamo dei limiti, abbiamo già una direzione predeterminata, perché vogliamo affrontare le cose dal punto di vista cristiano. Quindi il nostro modo di vedere le cose è orientato, abbiamo dei riferimenti, c'è giusto e sbagliato nel nostro approccio. Quindi quello che dobbiamo fare tante volte, quando vogliamo chiedere, e dobbiamo chiedere a Dio un aiuto, e pregare per avere discernimento, riuscire a distinguere i problemi, perché a volte non è facile capire qual è l'origine di problemi e di difficoltà che vediamo davanti, per avere una guida, per sapere a volte anche che domande fare, che domande non fare, avere la pazienza di affrontare le situazioni. A volte dobbiamo chiedere a Dio di intervenire nella situazione. Guarda, Signore, intervieni tu perché io non so da che parte sbatte la testa. Intervieni tu, non c'è una soluzione. Tante volte non abbiamo una soluzione. Le cose sono così intricate e complicate che deve essere dato un taglio al gomitolo, buttato dietro il gomitolo, perché non riusciamo a sfogliarlo. E quindi chiede veramente intervento di Dio, perché noi non... tagliare il gomitolo vuol dire creare delle grosse ferite. E tante volte noi non sappiamo poi come curare, quindi dire Signore blocca tu, taglia tu, butta via tu, perché noi non possiamo fare altro. Oppure dobbiamo andare avanti contando sulla guida e nell'amore del Signore, che vuol dire vedere la persona come la vede Dio. Questo è una cosa molto importante. Metterci non a vedere il problema, ma la persona, non il peccato,
ma il peccatore, cioè la persona che ha commesso, anche tutto sommato, neanche, non mi piace molto usare la parola peccatore, so che lo troviamo molto nella Bibbia, ma suona molto come etichetta, quello è un peccatore, è una persona che commette peccato, è una persona che sostanzialmente, intrinsecamente sbaglia, ma è una persona e devo vederla come una persona. Tante volte con l'etichetta peccatore, è vero, è un peccatore, non è che sta dicendo qualcosa di sbagliato, ma nel modo in cui li usiamo ci dimentichiamo di vedere la persona. È una persona peccatrice, è un uomo peccatore, è una donna peccatrice. Peccatrice o peccatore è la sua natura, ma è soprattutto e anche un uomo, è una persona per la quale Gesù è morto. Quindi dobbiamo ricordarci che Gesù era considerato nella Bibbia il consigliere da ammirare, meraviglioso, quindi consigliere, consulente, la persona che aiuta e che dà consigli. Il pericolo qual è in tutto questo però? C'è anche un pericolo qui, quello di cadere un po' nel fatalismo e nella deresponsabilizzazione. Se il Signore interviene, cosa posso fare io? Se il Signore vuole che smetta di fumare, mi farà passare la voglia di fumare. Se il Signore non cambia le cose, io non ci posso fare niente. Cioè, non è più colpa mia. Non posso più farci niente io. E quindi può cadere in un fatalismo. Quindi questo è il pericolo. Questi tre stili li troviamo tutti e tre nella vita di Gesù. In alcuni casi chiede alle persone, tu cosa ne pensi di questa situazione, quando viene ad esempio chiesto ma cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Cosa dice la legge? Cioè, la legge dice questo, quindi cerca di tirare fuori la risposta dalla persona stessa. In altri casi dice va bene, però adesso non farlo più, essendo molto deciso e molto direttivo, non fare più certe cose, non vedi un po' tu se farlo più, se farlo ancora o meno. In altri casi interviene con una conoscenza che va al di là di quello che poteva sapere in quel momento, come con quella donna a Samaria che dice sì, lo so che quello che non è un marito, perché le cose sono diverse, almeno una cosa è stata sincera, che hai detto che non è un marito perché ne hai avuti, la tua vita sentimentale non è stata il massimo. Quindi interviene con una conoscenza che andava al di là della conoscenza normale che poteva avere. Quindi sono tre approcci che possiamo avere alla consulenza, importanti per aiutare persone che hanno delle ferite. Nell'ora successiva vedremo qualcosa sull'importanza di uno degli aspetti, che è l'ascolto. Cosa vuol dire ascoltare e come tramite l'ascolto possiamo dare un aiuto a qualcuno. Quindi ci fermiamo qui, adesso abbiamo il nostro break e per chi vorrà seguire la seconda parte, fra mezz'ora ci rivediamo.